chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai 1. Punto di domanda. Punto. Gli ascolti TV di ieri sera a venerdì 29 marzo 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti televisive ammiraglie italiane. Su Rai 1 andava in onda la seconda puntata della Corrida, lo show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio condotto da Carlo Conti. Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il terzo appuntamento di Ciao Darwin 8, il programma Mediaset di Paolo Bonolis con la partecipazione straordinaria di Luca Laurenti. Chi avrà vinto? Occhio anche agli ascolti dell'Access Prime Time con Striscia la Notizia e Soliti Ignoti di Amause e Il Pomeriggio con Barbara D'Urso. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Gli ascolti TV della prima serata di venerdì 29 marzo 2019. Su Rai 1 la Corrida ha conquistato 3.866.000 spettatori, pari al 18.6% di share. Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al Video 4. 0.7200 spettatori, pari al 22.8% di share. Rai 2NCIS è interessato 1.068.000 spettatori, pari al 4.9% di share. Italia Un Giustizia Privata ha catturato l'attenzione di 1.130.000 spettatori, 5%. Rai 3 Ti Ricordi di Me ha raccolto davanti al Video 902.000 spettatori, pari ad uno share del 3.8%. Rete 4 Quarto Grado totalizza una M di 1.041.000 spettatori con il 5.7% di share. La 7 Propaganda Live ha registrato 923.000 spettatori con uno share del 5.1%. TV 8 Spider-Man 2 ha segnato L1. ...4% con 300.000 spettatori, mentre sul 9 Fratelli di Crozza ha catturato l'attenzione di 230.000 spettatori, 5.1%. Gli ascolti dell'Access Prime Time di venerdì 29 marzo 2019. Su Rai 1 I Soliti Ignoti ottiene 4.709.000 spettatori con il 19.3%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.013.000 spettatori con uno share del 20.5%. Rai 2 TG2 possegna il 3.5% con 865.000 spettatori. Italia 1 CSI ha registrato 1.068.000 spettatori con il 4.4%. Rai 3 Non ho l'età ha appassionato 411.000 spettatori, pari al 6.1%, e Un Posto al Sole 1.691.000, 6.9%. Ottimi ascolti anche per Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio 5, che ha battuto nettamente La Vita in Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.